Bene Angela, allora guarda, continuando su questa linea, in questo scambio di ruoli, ecco adesso hai fatto la catechista, voglio fare un attimo quello che torna su questioni giuridiche, penso no, al matrimonio concordatario celebrato, mi è capitato, alla fine della celebrazione in appendice i famosi articoli del codice civile che regolano la famiglia, in quanto il sacerdote è anche ufficiale di stato civile delegato, no, in quel momento. Si leggono con molta superficialità, non so quanto neanche ci sia una fase di ascolto attivo da parte delle persone che hanno Verissimo. di fronte, speriamo che li abbiano acquisiti durante il corso prematrimoniale. Li vogliamo ricordare magari anche integrandoli con un commento da parte tua, ecco, un focus più specifico. L'hai detto tu, al termine della celebrazione del matrimonio si leggono questi articoli del Codice Civile che in particolare sono il 143, 144 e 147. Non fa niente se non li ricordiamo, l'importante è che si ricordi il contenuto. In particolare ci soffermiamo sul 143, che è proprio quello che individua i diritti e gli obblighi che acquisiscono e che si assumono entrambi i coniugi. Il primo tra tutti è l'obbligo di fedeltà. Quindi i coniugi si obbligano a rispettarsi reciprocamente, a non intrattenere relazioni extraconiugali. E sul punto mi soffermerei un secondo, perché nella mia professione mi imbatto in separazioni, divorzi e spesso durante le separazioni uno dei due coniugi addebita la separazione alla colpa di uno dei due e la maggior parte delle volte la colpa è proprio il tradimento. Bisogna però distinguere quando il tradimento e quindi la violazione dell'obbligo di fedeltà e del 143 del Codice Civile sia stata la vera causa della rottura dell'affectio coniugalis e non sia stata invece una conseguenza di una crisi già in corso. Ecco, questo a volte viene confuso. Ci tengo a precisare che deve essere stata l'effettiva causa affinché possa essere data la colpa della fine del rapporto alla persona che ha tradito. Tra l'altro, Angela, il tradimento nell'ambito del procedimento che dovrebbe, canonico, che dovrebbe definire la nullità del matrimonio, non è causa, no? Esatto. Per poter chiedere. La Che ne pensi nullità. tu da educatrice cristiana, avvocato? Io penso che sia giusto così, perché la scelta di unirsi in matrimonio innanzi al ministro del culto cattolico è una scelta importante, che non può essere ridotta ad un tradimento o ad un presunto tradimento. Perché? La legge prevede l'addebito della separazione anche quando vi sia una presunzione di tradimento e quindi quando da atteggiamenti non equivoci dell'altro si riesca ad intendere che magari può intrattenere relazioni extraconiugali, quindi da messaggi, chiamate, assenze dell'altro coniuge. Quindi sarebbe assurdo annullare o rendere nullo un matrimonio solo per una presunzione di tradimento. È un discorso molto ampio, quindi dovrebbe intervenire il legislatore in questo caso. Anche perché il perdono non è regolato giuridicamente. Esatto. Purtroppo non è regolato e non è considerata una causa di, diciamo, Giustificazione. giustificazione, esatto. Certo. Oltre all'obbligo di fedeltà c'è l'obbligo di coabitazione, quindi i coniugi devono abitare insieme, anche se possono stabilire il domicilio in un posto diverso rispetto alla residenza per esigenze lavorative, ad esempio, c'è l'obbligo di contribuire alla famiglia, quindi al sostentamento del nucleo familiare. Contribuzione intesa in senso molto ampio, questo va un po' a favore anche dei casalinghi o delle casalinghe, perché è compresa non solo la contribuzione lavorativa reddituale da lavoro dipendente, ma anche la contribuzione nell'ambito della cura della casa. In effetti, questi sono, io li vedo almeno dal mio punto di vista, tutti elementi a favore, a supporto anche sempre della prole, dei figli che sono sempre l'anello più debole. E a tal proposito, quindi sempre guardando in quella direzione, e alla fine del matrimonio, abbiamo detto si leggono gli articoli della celebrazione del matrimonio, no, alla fine del matrimonio, della celebrazione del Sì. matrimonio si leggono gli articoli, e poi c'è quella firma che sfugge naturalmente alle persone, all'assemblea.
rispetto alla possibilità della comunione dei beni. Ecco, Esatto. vogliamo spiegarlo un attimo per bene che cosa significa? Allora, alla celebrazione del matrimonio, alla conclusione della celebrazione del matrimonio, si firma appunto l'atto matrimoniale in cui i coniugi, se non dispongono diversamente, quindi se non decidono di stabilire diversamente per il loro patrimonio, automaticamente decidono per la comunione legale dei beni. Che vuol dire? Vuol dire che tutti i beni acquistati durante il matrimonio, anche singolarmente dall'uno o dall'altro, confluiscono nel patrimonio familiare. Quindi entrambi i coniugi diventano sia contitolari che cogestori di quel patrimonio. Esiste la possibilità però per entrambi i coniugi di decidere un'alternativa, di scegliere un'alternativa, ossia la separazione dei beni, che diciamo è quella più utilizzata al momento e più scelta al momento. Con la separazione legale i beni non confluiscono nel patrimonio familiare, quindi i beni acquistati dall'uno o dall'altro coniuge oppure che ricevono per donazione o per successione o quel risarcimento danni per perdita da capacità lavorativa, ad esempio, sono di esclusiva proprietà e gestione del coniuge titolare. Quindi non possono essere gestite anche dall'altro coniuge. La separazione legale può essere scelta prima, durante o dopo il matrimonio. Ok, allora guarda, Angela, stiamo praticamente portando avanti un piccolo corso prematrimoniale Sì. in pillole. Andiamo avanti, sia il matrimonio civile che quello canonico, quindi quello concordatario, prevedono dei vizi del matrimonio. Sì, ovviamente come essendo un contratto, come tutti i contratti, sono previsti dei vizi che rendono invalido il matrimonio. C'è un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulle ipotesi di nullità e di annullamento del matrimonio, che però lasciamo da parte perché è molto tecnico, ma ci sono dei vizi particolari del matrimonio di cui possiamo parlare, come ad esempio il fatto che il matrimonio sia stato contratto da un minore d'età. In quel caso ovviamente ci sono delle eccezioni, cioè possono essere autorizzati dai genitori o dai tutori, ma sono delle situazioni particolari. Oppure quando il matrimonio è stato contratto nonostante vi fosse già un vincolo matrimoniale o un'unione civile precedente, o ancora quando ad esempio vi sia un'interdizione giudiziale di uno dei due coniugi, quindi praticamente non sia capace di intendere e di volere, quindi non abbia contezza degli effetti del matrimonio e pertanto il matrimonio deve essere annullato. Poi ancora c'è l'ipotesi in cui uno dei due coniugi abbia commesso, questa è l'ipotesi più grave, abbia commesso un omicidio doloso nei confronti del coniuge dell'altra. In questo caso ho detto doloso perché è necessario che sia stato volontario, che quindi sia stata l'intenzione di commettere quel fatto di reato grave. Poi vi sono ovviamente i vizi della volontà, quando uno dei due coniugi sia stato costretto con violenza o minaccia, quindi a contrarre il matrimonio, o quando vi sia stato un errore nella persona con cui appunto ci si è sposati. I vizi della volontà tipici o quando ci sia stata un'induzione al matrimonio per un timore di un male grave o di un pericolo grave che possa essere poi appunto che possa andare in pregiudizio sia della persona che magari si sta sposando o di una terza persona. Poi in ultimo possiamo citare il matrimonio putativo, che è il cosiddetto matrimonio reso nullo o annullato, quando però? Quando uno dei due coniugi abbia contratto matrimonio in buona fede o quando sia stato indotto per violenza o per timore di un pregiudizio grave, in questo caso il matrimonio reso nullo con sentenza non avrà efficacia retroattiva, cioè l'annullamento del matrimonio, la nullità del matrimonio non avrà efficacia retroattiva, quindi esplicherà i suoi effetti solamente successivamente alla sentenza passata in giudicato, alla sentenza divenuta definitiva. Quindi gli effetti precedenti, quindi quelli già esplicati, no, del matrimonio, quelli già prodotti, rimarranno tali. Resta il fatto però che se ci sono figli ed emerge il vizio dopo, si resta genitori.
Esattamente, questa è una cosa importantissima che hai detto perché l'ho precisata anche io prima, bisogna distinguere il genitore dal coniuge o dal partner. Il genitore deve rimanere tale, ha determinati obblighi, obblighi di assistenza morale e materiale dei figli, che nel caso in cui non vengano rispettati, oltre al fatto che si configura una vera e propria ipotesi di reato, quindi un fatto di reato, perché non si sta assistendo il proprio figlio, quindi è una violazione degli obblighi di assistenza familiare, oltre a varie implicazioni civilistiche, ovviamente. Angela, pensando alla conversazione con te, alla tematica che avremmo trattato, mi veniva in mente quando ero ragazzo che andavo a scuola, ho studiato la ragioneria, un po' di diritto, e sentii parlare per la prima volta di impresa familiare e mi suonò strano, la famiglia come impresa. Beh, sì, effettivamente la definizione può sembrare strana, però in realtà l'impresa familiare è nata con la riforma del 75, quindi già da un po'. È nata proprio per tutelare in verità l'attività familiare, perché non c'è subordinazione, non c'è dipendenza, infatti non è una società. Qui dottrina e giurisprudenza hanno fatto un po' a botte sulla definizione di impresa familiare e ad oggi si parla di ditta individuale, quindi di una società individuale dove l'imprenditore, che può essere uno dei due coniugi, lavora e viene aiutato nel lavoro da tutti i componenti familiari. Chi sono i componenti dell'impresa familiare? Il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Quindi sono considerati parte dell'impresa, non sono dipendenti, non c'è rapporto di subordinazione, però loro hanno diritto al mantenimento e partecipano agli utili dell'impresa.